Una parola che probabilmente ormai è super utilizzata, svuotata di senso, che non dice nulla. Invece a me in questi giorni mi sta risuonando tantissimo dentro. Ed è una parola che io credo che oggi risuonerà più volte, verrà ripetuta più volte, e che ci possiamo scambiare anche con quell'autenticità che raramente si trova in un convegno, in un incontro. E questa parola è grazie. Grazie perché quando si raccolgono dei frutti di un lavoro intenso, impegnativo, i giovani non lo sanno, ma il Vademecum che stiamo presentando oggi è frutto di un lavoro durato anni. Un lavoro in cui ci siamo visti con gli avvocati, con i giudici, con gli psicologi sociali, con i procuratori, con tutti facendo dei sottogruppi di lavoro per ore e ore, e provando poi a raccogliere tutte le informazioni che poi sono confluite in questo Vademecum. E quindi questo grazie davvero diventa ricco di contenuti, ricco di minerali di sudore. E questo grazie lo rivolgo a tutte le persone che adesso andrò a presentare, che sono le persone che hanno dato le gambe a quest'idea, che sono state la benzina di questa macchina. Non solo i soggetti introduttivi delle istituzioni, delle autorità, di quelli che vengono, poi quelli che ci parlano e poi ci lasciano un po' dentro, semmai ci possono emozionare un pochettino, ma come sempre i sensi sono diversi dal senso delle cose. Sono le persone invece che hanno lavorato, tutte, e prima di loro ce ne sono state altre. Per cui davvero oggi, non so quanto si può cogliere, probabilmente chi ci segue da sempre lo sa, ma c'è una continuità. E volevo dare subito la parola alla dottoressa Lizza, Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce. Io ho fatto la tesi del Tribunale per i minorenni, quindi sono ai tempi del Presidente Marco. E mi colpiva proprio questo, cioè che ogni volta che c'era un avvicinamento, un giudice nuovo che entrava, c'era un clima di unità, non di unione, di unità, di una cosa di diversa. In particolare io vedevo, no, all'epoca questa triangolazione fra la dottoressa Verardo, la dottoressa Luzza e fra il dottore Giustapane. E ovviamente vedete che io non sono la dottoressa Verardo. La dottoressa Verardo si scusa ma non è potuta venire. Io ieri sera per motivi personali mi sono insistito molto perché potesse fare un salto qui a dirci una parola, un saluto su questo padre mio che lei ha avuto moltissimo, quindi appena arriverà nella sessione successiva eventualmente ci fermeremo e potremo ascoltarlo. Però dottoressa, ecco, il primo grazie è per questo, non solo per quello che ha fatto per questo lavoro, per tutti i giudici, tutti i procuratori, qui c'è il dottore Tramis, il dottore Musci, ma proprio per questa continuità che ci ha dato stabilità, ci ha dato lungimiranza e la possibilità di sperare che quell'autonomia, così come sarà definita all'epoca, di fare un vademecum così ampio, così coinvolgente, poi si realizzasse davvero. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti. Riflettendo, anche mentre venivo qui a piedi, perché mi piace camminare perché mi dà la possibilità anche di pensare, dicevo, io sono molto felice di aprire questa giornata e sono onorata perché aprirla mi dà quel piccolo privilegio di dire delle cose per prima, e sono sicura che chi verrà dopo di me ripeterà. E sono sicura perché come diceva l'avvocato Montucchio, è stato un lavoro che è stato lungo, c'è stato l'apporto di tante persone, di tante professionalità, ed è stato un lavoro che è stato possibile portare avanti perché si sono unite delle sensibilità. E quindi sicuramente le osservazioni che io vado a fare sono state meditate e sono condivise da chi mi seguirà. Sul contenuto del Vademecum non penso di dovermi soffermare perché lo farà l'avvocato Perchiazzi, è previsto così, quindi andiamo avanti. Io voglio dire questo, che riprendo quello che ha detto l'avvocato Montucchio, il risultato che oggi noi abbiamo conseguito, ieri abbiamo siglato questo Vademecum, è stato possibile proprio
perché c'è stata l'iniziativa di quella che era l'appena nata Camera Minorile, un'iniziativa che è stata condivisa con la dottoressa Nerasco, perché è vero che siamo in un clima di continuità. Quello che è accaduto alla dottoressa Nerasco è accaduto a me. La dottoressa Nerasco era giudice anziano nel tribunale che poi è andata a presiedere. Come è stato per me? Quindi c'è stata, abbiamo avuto la fortuna, e devo dire, io lo dico sempre, nella mia professione, nella mia carriera sono stata molto fortunata, perché poi andando in giro, sentendo, confrontandoci, capisco anche le difficoltà che si trovano nel nostro lavoro, le difficoltà che si trovano ad unire, no, a lavorare assieme a persone che magari non hanno la stessa formazione, non hanno la stessa sensibilità. Io lo vedo, lo scambio con i colleghi, anche di altri tribunali e continuo. Questo a noi non è accaduto. E quindi, come diceva l'avvocato Consucchio, è stato facile, io devo dire sinceramente, è stato facile, certo l'impegno lo abbiamo messo, ma è stato facile perché siamo andati nel solco della continuità e perché sono stata, io parlo ovviamente per la parte che riguarda noi giudici, la parte più strettamente giuridica, sono stata affiancata sempre dai colleghi ottimi che da quelli che non ci sono più perché si sono trasferiti e da quelli che tuttora stanno al nostro tribunale, con i quali continuiamo a lavorare e che, con i quali ci siamo seduti spesso al tavolo per discutere, per confrontarci e per cercare di trovare delle convergenze con le proposte fatte variamente da chi le metteva sul piatto, in particolare con gli avvocati della Camera di Minorile. Quindi, dicevo, noi abbiamo appoggiato, insomma, ci siamo dati da fare perché tutto ciò potesse accadere, perché comunque c'è un aspetto tecnico-giuridico che a tutti noi è sempre molto premuto. Noi abbiamo sempre sentito, noi che da anni che stiamo nella giustizia minorile, abbiamo sempre avvertito la mancanza di una regolamentazione del rito minorile, perché comunque non è facile riuscire a lavorare e soprattutto non ci pone riparo da critiche, da contrasti, il fatto di non avere delle regole che disciplinino il nostro procedimento. E quindi dal punto di vista tecnico questo l'obiettivo è stato, posso dire che è stato raggiunto, è un obiettivo che abbiamo voluto tutti noi e che negli anni si è sempre più c'è sempre più impegnato proprio perché i cambiamenti normativi, la legislazione che è venuta a mutare nel senso di della richiesta di maggiore garanzie, di maggiori tutele nel processo minorile, per tutti cito il giusto processo, ci ha posto di fronte a problemi seri e quindi abbiamo cercato di risolverlo e devo dire che quello che abbiamo raggiunto, le prassi condivise che abbiamo siglato già da tempo nel nostro tribunale vengono seguite. Mi preme fare un paio di osservazioni. Sicuramente questo vademecum ha per noi operatori giuridici ha una validità tecnica e necessariamente così perché parliamo di un diritto. Però riflettendo anche alla luce di quello che si è detto ieri in occasione della firma, effettivamente questo vademecum ha una portata innovativa.
che è quella di coinvolgere gli ordini professionali, l'ordine degli assistenti sociali e quello degli psicologi, che noi sappiamo sono spesso le figure che in prima battuta si occupano dei minori e delle loro famiglie. Quindi, oltre che essere, passatemi il termine, forse non è il nostro strumento, la nostra mano sul territorio. Quindi, e riprendo anche qui un'osservazione che ha fatto il dottore De Robertis ieri, effettivamente riuscire ad avere un codice di regole che ci esenta in qualche modo dall'impegnare le nostre energie e il nostro tempo a risolvere problemi di natura tecnica ci dà lo spazio per poter attendere con maggiore impegno, con maggiore attenzione alle cure di quei minori di cui abbiamo l'obbligo della ricerca. L'altra osservazione, e poi concludo, ovviamente poi se ci sarà il dibattito, se ci sarà domanda disponibilissima, è questo. Sono stati tanti anni e il risultato che abbiamo è un risultato apprezzatissimo, ma tutto questo, a questo noi siamo potuti arrivare perché il nostro territorio è un territorio che è stato sensibile, sono anni che cogliamo questa sensibilità nel territorio alle problematiche minorili e alle questioni di diritto minorile. Abbiamo assistito ad una crescita culturale notevolissima, siamo noi cresciuti culturalmente, ovviamente ognuno secondo la propria professionalità. E numerosi sono stati, ogni anno la Camera Minorile organizzava un incontro, le occasioni di incontro anche a livello comunale non le abbiamo mai fuggite. Perché? Perché, dico una cosa scontata ma ha un'importanza fondamentale, per la crescita è necessario il confronto con tutte le professionalità e confronto, lo scontro, perché da quello si cresce ed è quello che fa, porta avanti un cambiamento culturale. Io devo dire che, come ho detto, sicuramente questo ha favorito, perché riuscire a trovare delle convergenze non sempre è semplice, non sempre è facile, ma spinte da sensibilità comuni e dalla voglia di convergere verso risultati che possano in qualche modo facilitare e offrire realmente garanzie di tutela per il minore è stato raggiunto. Quindi queste erano le due osservazioni che mi premeva fare, ovviamente i ringraziamenti penso che siano d'obbligo, ma non solo d'obbligo, sono sentitissimi, soprattutto il ringraziamento va a tutti, inutile che io faccia una che riflettevo a quelle persone che inconsapevolmente ci hanno dato una mano, perché come dicevo in ogni dibattito, in ogni confronto, le questioni che vengono portate poi in qualche modo ci fanno riflettere, ci arricchiscono. Anche la domanda di chi partecipa nella sala ad un'assemblea, ad un dibattito è importante. E quindi anche questo contributo noi penso che l'abbiamo contribuito. Il ringraziamento particolare va ai giovani avvocati della Camera Minorile, io dico giovani ormai, per me sono sempre giovani, perché effettivamente sono stati persistenti, efficaci, hanno con l'entusiasmo che non è mai mancato, hanno portato avanti questo sogno ed era con soddisfazione, devo dire, è stato realizzato. Ed è stato realizzato infondendo a tutti noi l'entusiasmo, la passione che noi abbiamo visto in noi. Grazie e speriamo che
questo obiettivo che abbiamo raggiunto sia solo uno, perché certamente c'è bisogno di, anche su altre materie e anche su altri versanti, di trovare delle intese per semplificare e per migliorare il lavoro. Che sembra una parola così, però lo dico per i giovani: entusiasmo significa stare in Dio, è entusiasmo. Ed è una bella parola, perché quando trovate una persona entusiasta significa che qualcosa non si sta muovendo dentro. E parto proprio da questa considerazione per presentare la dottoressa Rizzo, che voi conoscete per la passionalità, per essere una donna di grande provocatoria per certi interventi. Però io credo, la sto conoscendo bene perché leggo i suoi pareri nei procedimenti civili, l'ascolto da tanti anni nei procedimenti penali, è una persona capace di interiorità. La Presidente, la dottoressa Rizzo, ha una bella interiorità. Oggi, insieme alla dottoressa Ruzza e ad altri relatori, si è iscritta all'intervento. A me colpisce questo, perché a volte arrivano queste persone anche di potere e non si scrivono niente, per cui vanno a braccio, a volte dicono cose che francamente non lasciano. Invece questa capacità permette a dottoressa Rizzo di portarsi le storie dentro, e questo si vede perché quando parla dei minori si ricorda i nomi, si ricorda i cognomi, si ricorda le vicende, e quindi non sono quei fascicoli a volte buttati che troviamo nelle stanze, veramente qui invece veramente capita, soprattutto con i minorenni. E cedo volentieri la parola ringraziandola con quel senso del grazie che vi dicevo prima. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, e grazie davvero di essere qui, perché con la vostra presenza manifestate anche voi connessione ai temi che da sempre coinvolgono tutti noi operatori del diritto, ma anche gli operatori sociali e psicologi, che oggi sono a festeggiare insieme a noi il frutto di tanto lavoro. Sono emozionata perché l'avvocato Monticchio mi ha fatto emozionare, svelandomi perfino le due righe che ho scritto, ma che non seguo mai, e sono, dopo 26 anni di attività lavorativa, sempre così autocritica nei miei confronti, che ho bisogno di due righe scritte per paura dell'emozione che, nonostante la vecchiaia, ancora mi coinvolge, e come la passionalità che talvolta prende la mano e mi fa dire più cose di quelle che vorrei, ma sempre per un unico fine, perché non seguo poi alla fine nemmeno quello che scrivo, perché la mia passionalità si impegna nel bene e nel male, ahimè, talvolta si impadronisce di me, perché amo almeno quanto voi che siete qui e che dimostrate questo con la vostra presenza, i minori, questi straordinari destinatari del nostro lavoro. E questo chiaramente ci appassiona, ci impegna, perché dobbiamo cercare di dare ogni giorno il meglio di noi, e il meglio di noi che nasce dal confronto gli uni con gli altri. La dottoressa Ruzza, il presidente, ha detto sostanzialmente tutto quello che avrei voluto dirvi, ma questa non è una novità, perché lavoriamo in condivisione, lavoriamo condividendo le sofferenze e le difficoltà che portano poi a un prodotto, che però poi ci ripaga quando è fatto bene, come quello soprattutto che abbiamo con il vademecum, degli sforzi, ma ce li fa veramente sentire, tutto questo diventa gioia. E allora io che cosa sto a dirvi? Mi sento solo di sottolineare che è davvero un traguardo questo libricino, così agevolmente redatto, agevole per la consultazione, redatto così piccolo ma così importante, perché è frutto, come vi è già stato detto, di anni di impegno, che ci ha visto un traguardo, perché ci ha visto lavorare tutti insieme nel tempo, quelli che c'erano prima, quelli che sono venuti dopo, accomunati da un unico interesse: il rispetto delle regole, perché comunque il dato normativo va tenuto necessariamente presente, perché siamo giuristi, perché siamo sociologi, perché siamo
psicologi, perché tutti comunque dobbiamo avere ferme quelle che sono le disposizioni normative, ma anche la loro evoluzione, non rimanere fermi a, anche a dettati normativi del passato ai quali siamo affezionati, ma che hanno avuto anche una revisione, una rivisitazione, perdonatemi, lo devo sempre fare in riferimento mio, alla necessità di tenere conto di quanto anche il legislatore ha fatto sotto il profilo dell'ascolto del minore. L'ascolto del minore è fondamentale, io vedo con un piacere immenso il dottor Pazzenga, ascolteremo dopo, e dal quale abbiamo imparato tutti, e io, essenzialmente nutrendo di quelle, appunto di quei suggerimenti, di quegli studi che dobbiamo tenere sempre presenti quando ci accostiamo al minore, con grande umiltà. Mi sento di copiare un termine suggeritomi da un avvocato in un dialogo recente di qualche giorno fa, ma anche con grande autocritica, perché ognuno di noi è bravo, ma deve sempre imparare. E impariamo dal confronto, impariamo anche dallo scontro, perché anni di confronti tra persone diverse che hanno una testa sulle spalle, che non sono pecore, non mi sono mai piaciute le pecore, portano degli scontri a volte anche vivaci, anche forti, perché chiaramente quanto più convinzione c'è nelle proprie idee, convinzione meditata, convinzione, poi questa è una materia che è inutile che ce lo nascondiamo, ci sconvolge a volte interiormente, perché purtroppo per fortuna tocca anche il vissuto di ognuno di noi, l'esperienza anche diversa, umana, oltre che giuridica. Quindi necessariamente, ovviamente, lo scontro tra volte c'è stato, ma è stato uno scontro proficuo, bellissimo, che abbiamo lavorato tutti insieme. Insieme, e questo secondo me davvero il qualcosa in più, che questo va del metodo, che appunto insieme, mi ricordo lo scritto, per un insieme di indicazioni pratiche che possono aiutare nell'esercizio quotidiano della difesa del minore, è più valido di altri protocolli, di altre intese che erano frutto solo di una categoria. Faccio autocritica anche qui, faccio riferimento a qualcosa che già abbiamo prodotto 10 anni fa esatti, il 7 giugno del 2002, fu firmato il protocollo dalla Corte d'Appello di Lecce che escludeva la procura, i tribunali minorili e presso il tribunale ordinario di Lecce, Brindisi, però un protocollo tristemente poco applicato. Poco applicato perché forse poco condiviso, non fu un protocollo che vide un grande impegno, ma solo della magistratura. Questo va di me come qualcosa di più, ma molto di più, perché intanto non si occupa solo di ascolto del minore, ma spazia in tutti gli ambiti in cui la difesa del minore deve essere garantita. E è frutto del confronto di categorie professionali diverse, ma che si occupano tutte dello stesso minore e che devono dialogare tra di loro, che piacciono o no. Il riferimento l'ho fatto ancora una volta al Presidente quando ha detto il punto, in qualche modo il punto di partenza, e questo lo ribadisco io, perché dobbiamo augurarci di continuare, forti anche dell'entusiasmo che ci viene dall'avvocatura minorile, di continuare questo discorso nei confronti anche delle altre istituzioni collegate. Collegate perché? Perché anche loro si occupano di minori e dello stesso minore, di cui si occupa il giudice, appunto non devo rammentarlo, ma è bene che ci capiamo su cosa andiamo a dire, e cioè la procura ordinaria, il giudice della separazione. Quindi vediamo anche come un punto di partenza, perché non ci dobbiamo fermare mai. La positività che trovo è che, essendo regole condivise, sicuramente verranno applicate, applicate più di altre, e in questo, luogo lo sforzo deve essere unanime da parte di tutti noi. Sostanzialmente sono pronta a salutarvi, perché avevo promesso brevità e non voglio mancare alle mie promesse. Buon lavoro a tutti noi e grazie. Passare la parola a Andrea, perché deve andare via, e siccome non dobbiamo mandarci in diabete, io vorrei non tanto togliermi un sassolino dalla scarpa, perché non sono sassolini,
tutti, però devo dire anche le difficoltà che abbiamo incontrato. E le difficoltà che abbiamo incontrato, alcune ci hanno fatto crescere, alcuni sono stati scontri come quelli di cui c'è un esercizio, cioè scontri che nel contraddittorio, come ci ricorda 111 della Costituzione, aiutano a capire dove sta la verità e dove sta la giustizia. Altri scontri in cui invece noi non capiamo bene che tipo di logiche ci sono dall'altra parte. E abbiamo incontrato molte difficoltà, alcune delle quali con l'ordine degli avvocati o con gli avvocati in generale, in cui c'è stata questa difficoltà di far andare avanti. Però devo dire, nella concretezza delle cose, gli avvocati sono stati quelli più presenti ad un po', sono stati quelli più partecipativi. Non a caso la Camera Minorile nasce da questo foro. Sono stati gli avvocati che hanno chiesto, hanno maturato l'esigenza di chiedere delle prassi condivise, perché ci sia la garanzia del contraddittorio, dell'accesso agli atti, che sono dei cardini all'interno di questo padre. E l'ordine degli avvocati è stato uno dei mattoni che ha fatto questo padre. Io dico che noi la Camera Minorile abbiamo fatto, scusatemi il francesismo, abbiamo fatto la bozza, per caro la bozza in cemento, quello che mette, che unisce i mattoni, no? E noi abbiamo provato a unire, a raccogliere un po' tutte le idee, a metterle su carta, soprattutto il gruppo civile che poi ci presenterà. Però voglio ringraziare l'ordine degli avvocati, perché alla fine davvero ha messo il turbo e così poi è stato approvato questo vademecum nella condivisione di tutti. Prego, Presidente. Grazie, benvenuti a tutti e il saluto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il saluto e il ringraziamento. Ha detto all'inizio, ma non dico oggi sentirete questa parola ritornare, ma noi veramente, come Consiglio dell'Ordine, ringraziamo tutte le componenti che si sono impegnate per la realizzazione di questo vademecum. Ma il primo ringraziamento lo dobbiamo proprio a voi, perché voi siete stati l'anima di questo vademecum. E lo dico con orgoglio, perché noi guardiamo a voi con grande ammirazione. Avete fatto qualcosa che per la novità e per la complessità veramente mi fa onore. Lo avete fatto con entusiasmo, con impegno, avete dedicato tanto tempo. Ci avete sottoposto dei quesiti. Abbiamo cercato anche noi di dare un contributo con tutta l'esperienza, ma i problemi veri li conoscevate voi, li vivete voi ogni giorno e vi siete confrontati con altre componenti, con il Presidente del Tribunale, con la Procura, l'Ordine degli Assistenti Sociali, l'Ordine degli Psicologi, tutte quelle componenti che sono impegnate ogni giorno perché la macchina della giustizia minorile funzioni nel migliore dei modi. Lo avete fatto con un risultato di questo, dicevo, per la novità di questo padrimonio. Io ero e sono convinto che il primo in Italia, anche se Ruzza ieri mi smentì parzialmente a Venezia, pare che ne abbiano fatto uno, forse il primo in Italia, forse ci hanno battuto sul tempo, forse li hanno copiati, vediamo l'originalità. Certamente comunque è un lavoro pregevolissimo, perché sembrano regole banali quelle cioè che servono a colmare i vuoti della legge e nella giustizia minorile, nel funzionamento della nel procedimento minorile, che non è stato mai attenzionato in maniera sufficiente dal legislatore, perché si è andato sempre a che funzionasse grazie alla buona volontà e all'impegno di tutti. Voi avete cercato delle regole, avete indicato del modo in cui le singole componenti si debbono approcciare a questo problema, perché alla fine è il minore il centro della giustizia minorile, è nell'interesse del minore, le lotte, le competizioni che si scatenano fra genitori, fra parenti, alla fine vedono penalizzare la figura del minore. Voi avete indicato dei percorsi e lo avete fatto con il contributo di tutti e spero che proprio questo sia foriero della fortuna del padre, perché poi è facile incontrarsi, indicare delle regole, indicare che cosa è bene fare, come è bene farlo, ma poi ognuno continua a fare quello che è sempre fatto. E io spero che questo non accada, perché io la delusione più grossa l'ho avuta nell'impegno che ho dedicato
insieme all'associazione nazionale magistrati, insieme ad alcuni magistrati del settore civile e del settore penale, quando anni fa siamo riusciti a realizzare quel protocollo di udienza civile e penale. E non so perché, mentre i giudici penali, devo dire, cercano di tenerlo presente, sono norme abbastanza banali che servono soltanto a fare funzionare meglio una macchina della giustizia che oggi paga l'assenza di personale, il numero ridotto dei magistrati, i carichi di lavoro, mentre nel settore civile, pur avendo i magistrati civili dato un contributo prezioso per la realizzazione di quel prodotto, nelle udienze civili viene ormai disatteso da tutti. E allora si creano confusione in udienza, quelle udienze civili che sembrano un mercato, e non so perché debbono sembrare così, perché basterebbe fissare le udienze per orario o a secondo gli adempimenti, quelle più semplici prima, quelle più delicate dopo, e invece no, bisogna andare in udienza civile ogni volta che portarsi le mani e cercare di fare argomenti per arrivare al fascicolo, per arrivare al giudice, per andare a spiegare che cosa avevamo chiesto con quella istanza. Io sono fiducioso perché voi veramente avete impegnato il vostro tempo migliore per la realizzazione di questo sogno, che era un sogno, tutto via no, che si è realizzato. Lo avete fatto tutti, avevamo contribuito alla presenza di tanti colleghi. Oggi mi fa pensare che anche gli avvocati saranno attenti a leggere il Vademecum. Non basta oggi ritirarlo e portarlo a casa e poi in studio e farlo finire in mezzo alle carte. Dovrete leggerlo tutti. Oggi avrete delle interpretazioni autentiche pure sul modo di operare, sul modo di rispettare quelle regole. Lo dovrete leggere, lo dovrete leggere con attenzione e poi lo dovrete fare tesoro. Bisogna pensare che quello che è stato scritto non è stato frutto del protagonismo di qualcuno come si è pensato da qualche parte, ma è stato il servizio, la voglia di confrontarsi, poi non ci avete guadagnato nulla. Avete anzi a volte anche impegnato la vostra faccia, perché siete andati alla ricerca di soluzioni che potessero essere condivise. E allora io credo che proprio per quello che sono gli impegni di tutti voi, di tutte le componenti, questo Vademecum possa funzionare, possa decollare, e se è necessario lo rivedremo, ci incontreremo un anno dopo due anni di esperienza, vedremo quello che può essere aggiunto, quello che può essere tolto, quello che può essere modificato. E credo che con il rispetto di queste regole il Tribunale Minore, che già funziona bene per l'impegno di tutti, possa andare ancora meglio nell'interesse preciso di minori che sono, che devono essere tutelati dalla sede. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie però per questa presenza che era veramente necessaria. Io adesso vorrei passare la parola a Giuseppe Truberti, presidente delle Comunità Sociali, lo dico per una vittoria a voi, della Regione Puglia. Con loro abbiamo condiviso questo cammino e io ho colto questo, Giuseppe. Ho colto, proprio interfacciandomi con te, ma anche con gli altri, alcune caratteristiche che secondo me sono proprio tipiche della Comunità Sociale. Io ho trovato con voi la capacità innanzitutto di ascoltare, e mi riferisco a tutti i problemi che sono avvenuti recentemente, perché guardate, hanno avuto tantissime difficoltà. E Giuseppe, siamo stati forse ore al telefono a cercare di metterci d'accordo, e questa capacità di ascoltare si traduce, quando l'ascolto è vero, quando l'ascolto è attivo, quando l'ascolto è dentro, sempre in una capacità di dialogo, ma non un dialogo di quello privato, ma sempre di proporre qualcosa di nuovo. E devo dire, la cosa bella che c'è stata è proprio questo modo nuovo di interpretare la collaborazione, non un compromesso, ma facciamo una cosa nuova. E questo Vademecum, soprattutto in alcuni snodi, ha avuto la fortuna di trovare persone illuminate che non si sono fermate al tanto delle loro posizioni, ma sono riuscite ad andare avanti mettendo quella creatività in gioco che poi ha dato questi frutti, e che speriamo si dia
frutti anche in futuro. Prego, Presidente. Grazie, sì. È la conquista dei lavori plurali, questo, cioè l'abbattimento dell'autoreferenzialità che spesso insomma, ci affligge come istituzioni, come ordini. Io lo dico da presidente di un ordine, giovane come ordine, insomma, però gli ordini sono sempre accusati di molto autoconservatorismo, diciamo, di mantenere le proprie posizioni, di difendere gli interessi della categoria. Io penso che questi lavori, invece, questo stile di confronto, di lavoro, ci aiuti invece ad aprire delle strade, delle ottiche diverse, insomma, di relazione con gli altri. E ieri dicevamo anche che ci dobbiamo sforzare poi di calare questa cosa nella realtà, questo stile nella realtà, ricordandoci che abbiamo anche un'altra cornice, che è quella deontologica, che ci aiuta a riflettere anche su come poi dispiegare le nostre azioni. Perché, guardate, il significato del lavoro, lo sappiamo, insomma, del lavoro col minore, è un significato di senso nella relazione. In altre circostanze, insomma, con gli avvocati abbiamo sempre molto discusso e molto affrontato anche le modalità di stare in udienza, di stare, insomma, nel processo. E una delle cose che mi ricordo che ci siamo detti, forse anche in questa sede, qualche anno fa, è che per esempio non c'è vittoria legale in un procedimento minorile. Non si può dire, insomma, che un avvocato ha portato a casa la vittoria legale. Qualcuno l'ha detto, probabilmente qualcuno lo dice, ma non c'è. E dobbiamo renderci conto di questa cosa, perché noi interveniamo in un pezzetto della storia delle persone, della storia dei bambini. È una storia complessa, una storia di relazioni. Io lo ricordo agli assistenti sociali. Noi, quando ci troviamo a fare l'inchiesta sociale, quando ci troviamo ad operare qui su questo vademecum, abbiamo messo in discussione anche, no, il nostro modo di fare, ed è importante questo mettersi in discussione, lo si diceva prima. Quando facciamo l'inchiesta sociale interveniamo su un segmento della vita delle famiglie, delle persone, dei bambini e delle famiglie. Poi ci dobbiamo ricordare che c'è stato quasi sempre un lavoro prima e ci sarà un lavoro dopo, sul quale bisognerà continuare, bisognerà impegnarsi, bisognerà procedere. Beh, io penso che questo vademecum non ci farà stare tranquilli. Lo scrivevo nella mia introduzione. Perché quando uno, dicevo ieri, insomma, la presentazione alla stampa, quando uno presenta un vademecum, sembra quasi che presenti, sicuramente di solito, presenta uno strumento a beneficio degli operatori e quindi si sente tranquillo. Adesso ho finalmente il filo d'Arianna che mi farà uscire dal labirinto di Dedalo, come titolo che abbiamo voluto dare, no, a questo evento, e quindi di fatto sarò più tranquillo. No, io spero che invece questo vademecum non ci faccia stare tranquilli, perché ci faccia rimettere in discussione sempre le nostre pratiche, perché ci faccia spaziare invece nel senso del nostro agire, del nostro operare, ma soprattutto nel mondo dei bambini, nella mente dei bambini, perché nel mondo dei bambini, nella rete dei bambini bisogna entrare, come diceva qualcuno, in punta di piedi. Noi ci dobbiamo attrezzare anche per questo, perché talvolta, insomma, vomitiamo, entriamo come degli elefanti nei negozi, insomma, di oggetti delicati e rischiamo di fare davvero tanti danni. Per cui grazie a tutti per il lavoro che avete fatto, che abbiamo fatto, ma soprattutto per il lavoro che faremo. Buon lavoro. Al dottor Vincenzo Gesualdo, vicepresidente dell'Ordine dei Psicologi della Regione Puglia. I psicologi sono stati praticamente gli ultimi a essere coinvolti in questo percorso. Non ci credo gli ultimi in questo percorso. Nel senso che davvero hanno dato un contributo potentissimo allo sviluppo e alla ricchezza dei contenuti del vademecum. Perché l'apporto della vostra scienza
è fondamentale, proprio, è, sta proprio nel concetto di diritto minorile, guardo sempre per Carlo Pazziano in queste cose, il fatto della, dell'integrazione dei saperi, e conoscere il mondo delle emozioni, no? Anche quello il termine emozione, ricorda emozione, movimento, l'emozione genera movimento, studiare, approfondire tutto questo mondo, diciamo, interiore, che poi è fondamentale per i bambini. Io credo che davvero abbia dato quel di più a quest'opera, che poi ci fa sentire tranquilli, davvero, di aver dato, come dire, uno sguardo panoramico, no, sulle problematiche dei ragazzi e dei bambini. Io passo la parola al dottor Gesualdo. Io vi porto il saluto del presidente regionale, che nelle sue funzioni di presidente nazionale oggi a Roma, per cui ha pregatomi di portare i suoi saluti. E io in particolare mi sento abbastanza privilegiato di essere qui, seppur catapultato, perché ho sentito, come le emozioni, passione, entusiasmo, ma anche volontà. Pare che questi siano stati gli ingredienti che in qualche modo hanno consentito questo prodotto. E quando penso a un prodotto, come un Vademecum, penso a qualche cosa che individua chi fa che cosa e come chi fa quella cosa che dovrebbe fare. Questo attiene ai contenuti di un prodotto, ma c'è anche il processo che è fondamentale e che si sloga su quella che viene in genere chiamata la multidisciplinarietà. La multidisciplinarietà ha in sé una serie di soggetti che sono portatori di interessi, ma non portatori di interessi particolari, economici, finanziari, eccetera. No, hanno interessi nel senso che hanno prospettive specifiche, hanno epistemologie di fondo che gli consentono di osservare un fenomeno secondo alcuni strumenti. L'egemonia culturale professionale, come giustamente diceva il collega De Robertis, spesso fa sì che l'autoreferenzialità diventi il processo iniziale e finale di una professione. Voi avete smentito questo andazzo. Avete dimostrato che si può disciplinare la multidisciplinarietà. E quindi c'è un doppio risultato: il vademecum come strumento, ma il vademecum come processo che ha portato al prodotto. E poi c'è un secondo elemento che mi piace sottolineare, ed è che la multidisciplinarietà è l'unica strada che può garantirci lo spirito del servizio. Perché se non c'è la multidisciplinarietà, c'è la settorialità, e la settorialità non garantisce servizio, garantisce fette di utenza, specificità, ma non la globalità, l'integralità del corso. Anche io, purtroppo, ho lo stesso problema del presidente, cioè che mi emoziono. Allora, sarebbe strano, perché a me piace molto ascoltare, forse perché è più comodo parlare, per cui mi trovo veramente in difficoltà nelle storie, per cui mi sono segnato alcune cose. Ma il vademecum non è soltanto uno strumento che ha dei contenuti e che ha un processo, il prodotto e il processo, è anche uno strumento che impegna ciascuno di noi, sia sul piano etico, sia sul piano deontologico. E questo impegno fa sì che quotidianamente ciascuno debba confrontarsi con i propri limiti e con le risorse degli altri, e costruisca quello che è un processo di formazione permanente che rimane centrale in un processo di evoluzione delle professioni. Quindi c'è una crescita personale e c'è una crescita professionale. L'ascolto è fondamentale e noi pensiamo come psicologi di poter dare il nostro contributo su questo aspetto, non soltanto nell'aspetto della psicologia giuridica, ma soprattutto nell'aspetto delle dinamiche dell'ascolto. Noi siamo qui,
siamo a disposizione, ascoltateci. Grazie. È vero, dietro quei video che ho incontrato sono stati legati al narcisismo delle persone, all'egoismo. Cioè, tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per realizzare questa cosa, quest'opera, sono state determinate dalla volontà di prevalere sull'altro per un ritorno personale. Quando questa cosa ha fatto dei passi indietro, il lavoro è andato avanti. E siccome passione significa patire, e questo ci fa capire che quando uno ha a cuore una cosa va sempre con le sofferenze. Io vorrei chiamare un'amica che è Rita Percazzi a sedersi qui vicino a me, perché noi siamo stati capaci di mettere insieme, di correlazionare con gli avvocati, no? Un po' tutto, perché fondamentalmente siamo degli amici. Ci sono delle persone qui davanti a me con cui noi abbiamo condiviso questo sogno da sempre, con i piccoli passi. Sì. E vorrei chiedere a Rita innanzitutto di dirci, ma insomma, cosa contiene questo padamento? Stiamo parlando, però poi non stiamo arrivando al dunque, probabilmente molti non conoscono la sintesi a cui siamo arrivati, sebbene ve l'abbiamo ovviamente dati a dettaglio. Però vorrei chiedere anche di farvi un cenno a cosa ha portato il percorso che abbiamo fatto per arrivare qui. Io devo iniziare invece rivolgendo una parola a Luca, un ringraziamento. Intanto lo ringrazio per essere qui, perché sappiamo che i suoi pensieri, il suo cuore e anche i nostri pensieri sono altrove in questo momento. E poi lo devo ringraziare perché lui è stato il seme che ha fatto nascere questo vademecum, è stato l'acqua che lo ha nutrito negli anni, è stato anche il paravento che lo ha protetto quando spiravano venti di tempesta che sono spirati in certi momenti. E lo ringrazio a titolo personale anche per quello che in questi anni che lo conosco ho imparato. Scusate un po' di emozione, ma veramente queste cose sono molto sentite. Poi devo ringraziare Agnese Caprioli, Deborah Cafiero e Nonino Marandi che insieme a me hanno lavorato a questo documento nella sua prima stesura e che hanno condiviso con me lunghe ore di lavoro, di implementazione, di modifica, di integrazione, di cesello che abbiamo dovuto fare su questo testo fino alla sua versione definitiva. Anche questo ringraziamento porlo anche a Marcella Marino, a Rosanna Mugelli e a Pietro Sgobba, che anche loro hanno poi lavorato insieme a noi nell'integrazione appunto delle esigenze che provenivano in una prima fase, diciamo, contemporaneamente le esigenze dell'avvocatura e degli assistenti sociali. E Salvatore Muzzo, che poi appunto nell'ultimo momento ha completato il quadro portando anche il degli psicologi. Come vi dicevo, questo lavoro è frutto di un contemperamento di esigenze, dell'incontro di diverse professionalità, ognuna delle quali è portatrice appunto di alcune istanze e necessariamente alla fine siamo dovuti arrivare a dei compromessi, quindi probabilmente molti di voi potranno trovare delle lacune, delle imperfezioni nel testo, ma questo in parte è dovuto alla necessità appunto di giungere a dei punti di incontro e in parte è dovuto anche al fatto che questa è un'opera perfettibile, che ovviamente poi l'applicazione pratica potrà dare degli spunti per migliorarlo, e quindi l'invito è a tutti voi insomma a segnalare ai vostri ordini oppure alla Camera Minorile su quali punti il vademecum potrà essere integrato e perfezionato. Però ci tengo a sottolineare che il lavoro che alla fine abbiamo compiuto è davvero unico in Italia, non che non ci siano stati molti protocolli d'intesa, molti altri accordi di questa natura, ma questo è unico per l'ampiezza dei temi trattati, che vanno da quelli strettamente processuali a quelli sociali, a quelli deontologici, e anche per il numero dei soggetti che alla fine sono arrivati a sottoscriverlo. Questo percorso è nato molti anni fa, è nato intanto appunto con la nascita della nostra associazione, che è
ha festeggiato il 4 ottobre il suo decennale, e poi è nato nel momento in cui noi ci siamo resi conto che non aveva senso studiare il diritto minorile senza confrontarci con le altre professioni, e quindi abbiamo incominciato questo percorso di formarsi per collaborare, che è iniziato nel 2005 con degli incontri aperti a tutti gli operatori, ed è stato veramente per noi entusiasmante scoprire che ci fosse una grandissima sete di confronto da parte di tutti gli operatori, un'esigenza di dare voce alle proprie difficoltà, è proprio un'esigenza di scambio, di confronto con gli altri operatori. Quando io ricordo facevamo i primi incontri nell'auditorium della provincia, e poi abbiamo fatto un ciclo di incontri sul territorio in 4 sedi della provincia, era bellissimo vedere la presenza così massiccia, così come quella di oggi, di tanti operatori di diverse professioni, fino anche alle forze dell'ordine, per esempio, che avevano proprio desiderio di dare voce alle proprie difficoltà, quello che incontravano, e di confrontarsi, ed è da questo confronto che poi è nato anche il riconoscimento dei ruoli, rispetto la consapevolezza della complementarietà dei ruoli di ciascuno. E successivamente poi c'è stato l'incontro con gli ordini professionali, che è stato foriero di ulteriore ricchezza, perché ci ha consentito di tirar fuori da questi confronti il progetto di questo Vademecum, quindi di creare un documento che potesse poi essere da guida per ciascuno di noi. In alcuni parti forse può sembrare ovvio per molti operatori, le regole quasi sembrano ridondanti, però questo è un documento che poi si rivolge anche molto ai giovani professionisti, a quelli che magari svolgono per un breve tempo degli incarichi di collaborazione con la pubblica amministrazione e che quindi non hanno il tempo di maturare le esperienze, e per tutti coloro crediamo che questo possa essere un'ottima opportunità. Passando più specificamente poi ai contenuti del documento, c'è una prima sezione che riguarda le segnalazioni, ed ci è sembrato molto importante rivolgersi in questo caso ai servizi, agli operatori del territorio, per chiarire anche con l'apporto del sapere giuridico cosa è obbligatorio segnalare, quando scattano gli obblighi di segnalazione e quando invece si tratta soltanto di mere facoltà, e poi anche fornire un ausilio per districarsi fra i vari organi giudiziari che hanno competenze diverse. Quindi abbiamo cercato di chiarire a quali organi vadano inoltrate le diverse segnalazioni a seconda del caso. E quindi parliamo di tribunale per i minorenni e giudice tutelare. La seconda parte invece di questa sezione riguarda gli obblighi di denuncia e di referto, che scattano invece quando si è in presenza di una vera e propria notizia di reato, e quindi in questo caso la segnalazione va fatta agli organi penali, alla Procura della Repubblica o alle autorità di pubblica sicurezza. Ed è importante la precisazione che in questo caso poi vengono meno anche gli obblighi di segretezza e di privacy. Nel momento in cui c'è una notizia di reato, l'operatore sanitario è tenuto a fare denuncia e non può trincerarsi dietro l'obbligo di segretezza professionale. Si passa poi ad una sezione più specificamente processuale, nella quale abbiamo voluto concentrarci sui procedimenti minorili più diffusi, che quelli che noi avvocati più spesso pratichiamo e che sono anche però i meno regolamentati, e quindi abbiamo sentito fortissimo l'esigenza di condividere con il Tribunale alcune regole essenziali che potessero guidare l'operato dei difensori nell'ambito di questi procedimenti. Anche in questo caso, soprattutto per quanto riguarda i procedimenti di potestate, abbiamo comunque dovuto contemperare le esigenze del contraddittorio con la constatazione che si tratta di procedimenti di volontaria giurisdizione, fermo restando che tutti noi avvertiamo fortissima l'esigenza di un intervento legislativo su questi procedimenti, cioè rebus sic stantibus, non potevamo fare di più, però in effetti probabilmente i procedimenti di potestate richiederebbero un intervento legislativo per dare più spazio ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa. E una parte molto rilevante è quella che riguarda invece i procedimenti ex articolo 217
procedimenti di separazione di coppia non collegata, che sono per nulla regolamentati, diciamo, anzi, diciamo, il diritto vivente poi è individuato in questo articolo l'unico appiglio per poter giustificare l'intervento del giudice in questo, in queste fattispecie, e trattandolo come se in qualche modo fosse insito il pregiudizio nel fatto che la coppia non fosse collegata. Anche da questo punto di vista è evidente l'esigenza stringente di un intervento legislativo, e effettivamente forse il legislatore riuscirà a dare luce, a far vedere la luce in questa legislatura al disegno di legge sulla parificazione dei figli nati da coppie uniti in matrimonio rispetto a quelli nati da coppie non uniti in matrimonio, discriminazione che oramai è antistorica e assolutamente inaccettabile. L'abrogazione della differenza proprio terminologica tra figli naturali e figli legittimi, e interviene anche, per la verità, con soluzioni che in parte non sono neanche assolutamente condivisibili, sull'aspetto della separazione, appunto, cioè cerca di introdurre il principio che è sacrosanto, che non ci deve essere discriminazione se si separa coppia coniugata o non coniugata, quindi la discriminazione non può riguardare i figli. Tuttavia le soluzioni suggerite lasciano perplessi. Comunque, in qualche modo, come sia l'Associazione Magistrati per i Minori e la Famiglia, sia l'Unione Nazionale Camere Minorili stanno cercando di dare il loro contributo al legislatore attraverso un documento congiunto e delle richieste di audizione. Si passa poi alla sezione che riguarda l'inchiesta sociale, che è anche questa di grandissima importanza e che riteniamo che possa costituire una valida guida per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari che sono chiamati a relazionare al tribunale per dare il loro rapporto conoscitivo nei procedimenti. Tengo a sottolineare che per quanto riguarda questa sezione, noi avvocati abbiamo voluto fare un passo indietro, abbiamo eliminato quelle regolette che prevedevano la presenza degli avvocati nell'ambito dell'inchiesta sociale. Questo non perché non sia astrattamente ipotizzabile, ma perché è giusto che l'inchiesta sociale si svolga con in un ambiente il più possibile neutro e asettico, e che invece gli scontri eventualmente si svolgano in una presenza, si svolgano in sedi giudiziari. Eventualmente quindi noi prevediamo che i difensori poi intanto non possono avere copia delle relazioni direttamente dei servizi, non debbano interfacciarsi con i servizi, ma lo possono fare solo in un secondo momento attraverso il tribunale, la copia delle relazioni presso il tribunale, che possano eventualmente contestare i contenuti delle relazioni dell'inchiesta sociale in ambito giudiziario. Questo non significa, però, ci tengo a dire, che l'avvocato non possa a volte costituire una ricchezza per l'opera del servizio, perché molte volte l'interfaccia fra l'utente e il servizio può venire attraverso l'avvocato, attraverso lo studio del difensore specializzato, che in qualche modo può meglio rappresentare sia lo scopo dell'intervento psicosociale che sia, d'altro canto, anche le istanze che intervengono dal proprio cliente. Un'attenzione particolare abbiamo poi voluto riservare all'ascolto del minore in ambito giudiziale. Da questo punto di vista, una ricerca svolta di recente dall'Unione Nazionale Camere Minorili ha evidenziato in maniera raccapricciante una diversità di prassi sul territorio sconcertante, molto evidente. Intanto un utilizzo scarsissimo dell'ascolto del minore dinanzi ai tribunali ordinari, dove pure si parla di separazioni, però diciamo l'ascolto è pochissimo praticato, e praticato in maniera spesso inadeguata, perché le strutture dei tribunali ordinari sono
e invece quindi un utilizzo molto più ampio nell'ambito del Tribunale per i minorenni. Devo dire che rispetto a quello che noi viviamo nella nostra realtà, molte di queste accortezze sono risultate ovvie, scontate, perché fortunatamente quella di Lecce, comunque almeno il Tribunale per i minorenni, è una realtà in cui l'ascolto si fa bene, con una struttura idonea e con magistrati molto, molto competenti e molto attenti a salvaguardare la serenità del minore. Anche qui noi avvocati abbiamo voluto e sentito fortemente di dover fare un passo indietro, nonostante ci siano anche parti dell'avvocatura che non condividono questo pensiero, cioè che ritengano necessaria l'assistenza del difensore anche nell'ascolto giudiziale, e questo c'è per esempio è uno dei punti che ci preoccupano nel DDL filiazione di cui vi parlavo prima. E noi invece come Camera Minorile di Lecce, anche come Unione, siamo fermamente convinti che il minore deve essere sentito soltanto dal magistrato o eventualmente dalla persona delegata, dal giudice onorario, eventualmente assistito da un esperto, ma che non possa assolutamente essere ascoltato nel contraddittorio fra le parti, e quindi né i difensori né le parti, i genitori, ad esempio. Ancora una grande attenzione abbiamo voluto riservare all'aspetto dell'esecuzione dei provvedimenti, nel quale è evidentissima la grave lacuna normativa, perché l'esecuzione dei provvedimenti minorili non è affatto normata, e quindi abbiamo voluto fare questo sforzo di costruzione delle regole, e in qualche modo poi richiamando anche il lavoro che era stato già svolto che hanno condotto all'approvazione delle linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento. Come abbiamo messo in evidenza che l'allontanamento deve necessariamente essere fatto dai servizi, possibilmente essere preparato attraverso incontri con i genitori e con lo stesso minore, e solo in via assolutamente subordinata può essere fatto attraverso l'utilizzo della forza pubblica. Questo per fare anche un breve accenno a questo fatto di cronaca che tanto ha acceso le polemiche negli ultimi mesi. Noi ci trovavamo a Catania al congresso dell'Unione quando è scoppiato questo caso mediatico, abbiamo elaborato un comunicato stampa insieme anche a una collega di Padova che conosceva il caso per essere stata giudice onorario, ovviamente senza rivelare elementi sensibili, però abbiamo potuto comprendere che in quel caso, al di là dell'aspetto brutale che poi tutti i media hanno riportato e che probabilmente era inevitabile, perché effettivamente in tutti i modi questa mamma cercava di ostacolare il rapporto con la rappresentazione del figlio con il padre, quindi si è dovuti arrivare a un provvedimento di corte d'appello che imponeva questa frequentazione. Il fatto invece più ha suscitato il nostro sdegno è la strumentalizzazione di questi fatti, la spettacolarizzazione, il fatto che la mamma abbia registrato e abbia divulgato le immagini di suo figlio, con ciò evidentemente violando la sua privacy, e che poi su questo i media abbiano marciato e abbiano aumentato le retinature. Quindi al di là del lavoro sicuramente difficile che in quel caso le forze pubbliche erano state chiamate a fare e che costituiva sicuramente l'estrema razza dell'intervento, probabilmente c'erano anche altri aspetti ancora più gravi che avrebbero potuto essere messi in evidenza. L'ultima sezione del vademecum riguarda poi il rappresentante del minore. E qui ci sono due parti, la prima che è quella che riguarda il tutore curatore, cioè appunto la persona che è chiamata a svolgere le funzioni di rappresentante del minore quando egli non può essere rappresentato dai genitori, quindi nell'ipotesi di conflitto di interessi. Qui abbiamo voluto sottolineare principalmente la necessità della specializzazione, della competenza, la necessità che gli organi professionali facciano dei corsi specifici per i rappresentanti del minore, e su questo probabilmente anche la regione, no? Sentivamo ieri la Presidente Luzza, il garante regionale per l'infanzia, si sta muovendo per attivare appunto questa formazione
specialistica e che è, può essere fatta anche ovviamente dagli organi, perché sia un avvocato, sia un assistente sociale, sia uno psicologo, ma anche altri professionisti possono svolgere questo ruolo. Diverso è poi invece il ruolo dell'avvocato che si occupa di procedimenti minorili e che appunto deve avere in ogni caso una sua specializzazione particolare e multidisciplinare. E la cosa che abbiamo voluto inserire in questo vademecum, ma anche da questo punto di vista, è l'impegno dell'ordine degli avvocati a riattivare i corsi di formazione specialistica per i difensori in materia civile minorile, che sono autonomi e distinti rispetto alle difese ai difensori previsti dalla normativa sul procedimento penale minorile, perché sono due settori diversi, seppure si parla di materia minorile, in ogni caso la specificità della materia civile è differente. Quindi chiudo questa breve presentazione del vademecum richiamando infine le norme deontologiche che noi abbiamo voluto inserire per, soprattutto per quanto riguarda gli avvocati, che sono delle norme complementari rispetto ai precetti generali. Le proposte, noi ci siamo rifatti intanto a delle proposte formulate dall'Unione Nazionale delle Camere Minorili che hanno avuto molto apprezzamento e che sono state in particolare esaminate da Raimonda Novi, che ha fatto un articolo pubblicato sulla previdenza forense qualche anno fa, nel quale pur affermando che in realtà i precetti generali del nostro codice deontologico sarebbero sufficienti a guidarci anche in questo settore. E però poiché le norme deontologiche non hanno solo una funzione sanzionatoria, ma anche in qualche modo di indicare una strada, ha sottolineato come alcune specifiche norme di comportamento possano essere utili, quelle per esempio che ci impongono nei processi che riguardano i minori di cercare delle strategie condivise, di cercare soluzioni concordate nella vita, e questo ovviamente non si ritrova nelle norme deontologiche in sé per sé. Abbiamo chiuso il vademecum proprio, e con questo voglio salutarvi con un richiamo anche di tipo deontologico all'instaurazione di rapporti con tutti gli operatori improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, ed è proprio quello che noi con questo vademecum abbiamo voluto realizzare. Io procederei in questo modo: siccome siamo nei tempi, ci diamo 5 minuti di pausa, permettiamo l'avvicendamento sulla